Cari amici di Viaggio in Umbria, inauguriamo con questa puntata una nuova rubrica settimanale nella quale approfondiremo temi legati alla nostra attualità e lo faremo con la presenza e la collaborazione preziosa e prestigiosa del direttore del Corriere dell'Umbria, Anna Mossudo. Il fatto della settimana è stato l'arrivo in Umbria di Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, alla sua prima uscita ufficiale in Umbria come appunto segretario della CGIL. Quali sono stati i contenuti del suo intervento? Beh, l'iniziativa della CGIL che si è svolta ad Assisi è stata un'iniziativa per rilanciare il tema del lavoro, per mettere al primo piano l'emergenza lavoro. Con tutte le varie crisi che ci sono in Umbria, sono crisi profonde, crisi che interessano migliaia di addetti, dalla segretaria nazionale è arrivato un appello, un invito a rilanciare, un invito a mettersi tutti insieme, dalle associazioni di categorie alle altre confederazioni sindacali, alle istituzioni, a mettere insieme tutte le energie possibili e immaginabili per contrastare il momento di grande difficoltà che sta vivendo l'Umbria, dove la crisi è arrivata leggermente in ritardo e che in questi mesi sta vivendo la sua acuità più profonda. E quindi ha invitato non solo i suoi iscritti al sindacato, ma anche tutte le componenti della società a mettersi insieme. Per questo hanno proposto una serie di iniziative che vanno dal rilancio del tema, ma soprattutto nello studiare iniziative concrete anche simboliche come il 2 aprile una marcia per il lavoro ad Assisi, proprio per sensibilizzare ancora di più tutti quelli che possono fare la propria parte nel difendere i posti di lavoro, nel favorire l'occupazione, che in Umbria ha dei dati che sono veramente drammatici, la disoccupazione giovanile che ha toccato quota 29%, per cui c'è stata una grande mobilitazione di massa del più grande sindacato della regione. L'Umbria vive oggi gli effetti maggiori e più importanti della crisi economica, ma quali sono gli elementi di specificità nella nostra regione per quanto riguarda le problematiche legate al mondo del lavoro? Questa è una crisi che, come dicevamo prima, in Umbria è arrivata più tardi, ma proprio in questi mesi sta rivelando la sua drammaticità. È una crisi che sta investendo tutto il territorio regionale, con un peso specifico e più forte nella zona del Ternano, dove è investito il polo chimico, dove ci sono varie aziende del polo chimico che rischiano di non riprendere più la produzione, ma c'è la crisi nel Perugino con aziende diverse che vanno dall'alimentare, vanno al manifatturiero, c'è la crisi dell'Alto Tevere dove ci sono 170 vertenze aperte con migliaia di dipendenti e di addetti interessati, per non parlare dell'indotto. Quindi è una crisi che non è più a macchia d'olio, che era partita con il caso della Merloni, che era diventato un po' un simbolo della crisi del nord dell'Umbria. È una crisi che ormai investe tutto il territorio, e proprio perché è arrivata in ritardo, ovviamente in questi mesi c'è stato l'aumento a gennaio delle ore di cassa integrazione guadagni autorizzate dall'INPS, quindi c'è veramente una situazione di grande allarme sociale, non solo economico. E quali sono allora le norme, gli strumenti che attualmente sono al vaglio delle istituzioni che possono determinare un'inversione di tendenza in questo senso? Beh, innanzitutto c'è il DAP, che è lo strumento elaborato dalla Regione, che è il documento annuale di programmazione, la piccola finanziaria regionale, che prevede una serie di interventi per fronteggiare la crisi che stiamo vivendo, che vanno da investimenti per favorire l'occupazione, per favorire la ricerca, per creare delle reti di impresa. Poi sono previsti anche altri strumenti, come per esempio una riduzione dell'IRAP per le aziende che assumono a tempo indeterminato. Sono tutti strumenti che comunque possono essere efficaci se attuati con una certa serietà e soprattutto con una certa tempestività, perché la profondità della crisi, la drammaticità della crisi che stiamo vivendo e che forse non ha ancora toccato il fondo, l'apice, ovviamente prima gli strumenti vengono messi in campo e prima c'è la possibilità di una ripresa o di un'uscita dalla crisi. Ringraziamo allora Anna Mossudo, l'appuntamento con il direttore del Corriere dell'Umbria per la prossima settimana con altri appunti di viaggio.